Da Pedro Almodóvar, l'autore di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, un gioiello di suspense e di elegante perversione. Tacchi a spillo. Mamma, sono io, Rebecca. Perché non mi hai detto che ti eri sposato con lei? Rebecca non mi aveva detto che era tua figlia. Io preferisco le cose di una volta, le parruccone, la minigonna, il seno formoso. Ma letale, è un nome maschile o femminile? Dipende. Per te sono un uomo. Il cadavere presenta varie ferite arrodotte da arma da fuoco. Io non l'ho ucciso. Non si uccide il marito della figlia 2 giorni prima del debutto. Eravate amanti? Sì. Tacchi a spillo, il fascino proibito di Michel Bosé. Ehi, hai un neo sul pene. Il lato oscuro dell'amore. Non l'ha mai tradito? No. Il pericoloso equilibrio delle passioni. Ti prego. Neanche una volta. Le ho detto di no. Nel cuore della Cina, un sogno attende Mark da tutta la vita. Buongiorno, signor Franklin. Benvenuto in Cina. Attraverso di lui potranno finalmente incontrarsi 2 grandi civiltà. Il tuo inglese è ottimo. L'hai imparato in Cina? Sì, naturalmente. Dove altrimenti? Professor Mark, ci racconti qualcosa di lei? Il mio hobby è il kung fu cinese. Credo di aver visto tutti i film che sono stati fatti sul kung fu. Non sapevo che facesse il tai chi. Qui da noi c'è un detto. Uno studioso deve conoscere sia letteratura che arti marziali. Ferro e seta. Una formidabile sfida sotto la guida di un maestro inflessibile. Una tenera storia d'amore al di là di ogni pregiudizio. Dobbiamo essere molto prudenti, perché qualcuno potrebbe vederci. E allora? Sono affari nostri. In Cina sono affari di tutti. Che c'è di male sul fatto che io voglia frequentarla? 10 anni fa in questo paese sarebbe stata condannata a morte per quel bacio. Cosa è questa storia che lei ha semidistrutto una scuola? È stato un incidente. Sono inciampato in un muro. Ferro e seta, il primo film americano realizzato con il consenso di Pechino. Che ne sarà di noi, Ming? Io leggerò nella mia camera e sognerò. Nella mia immaginazione sono libera. Ferro e seta. A Oriente del Cuore c'è 1 miliardo di ragioni per sognare.